Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Basta la carbonara. Sarebbe da fare gli spaghetti, noi non li abbiamo, quindi facciamo questi che secondo me sono anche meglio. Io preferisco la pasta così piuttosto che gli spaghetti, però va a gusto. La ricetta originale con Giulio ha voluto usare il grana. Giulio ha voluto usare il grana perché non c'è il pecorino. Diciamo che sarebbe meglio usare il pecorino. Poi, visto che non abbiamo le uova, no, queste qui le abbiamo, le uova servono. Poi serve uno scodellino, una forchetta, il pepe nero, come il monte, l'acqua, perché mentre cucinate avete sete. Però non è questa, ma quella del rubinetto. Abbiamo appena notato che effettivamente il guanciale non c'è, la pancetta non c'è. Ma come avete già capito, è una rielaborazione. È una rielaborazione, signori! È una rielaborazione! Ma oh, mi sembra chiaro! E infatti, grana invece del pecorino, panna invece delle uova, pasta senza glutine invece della pasta, e al posto del guanciale useremo il sale speck! Facciamo un sentimento? Il sale lo mette subito perché vuole che ci metta 100 anni a bollire. Togliamo un pezzo da piccolino. Giulio, ha cambiato qualità, cosa è un uovo? Facciamolo. Wow. Vedere. Oh, vale, si fa. Sì. Fatto. Ha tagliato con le foglie. Non è vero. No! Guardici! Esci! 5 km da te, su per venire. Di olio proprio poco, eh. Allora, queste qua sono due uova, stiamo un po' rifacendo i calcoli. È colpa tua. Problema, Clemente in casa non ha il coso per prendere i tuorli, quindi... Ma cosa vuol dire? Uovo intero. Ma smetti! Faccio pollire un po'. Allora, qui mettiamo tutto il barattolo, o qua comunque quasi tutto. Si gira come se dovessimo fare una frittata. Prima, dopo. Capito? Ti picchio la sorella. Quindi... Chi chiede che la cucina è un gufo. Mamma. Si prepara? No, aspetta, l'uovo di lasciare. No, lo prepariamo qua comunque. Cominciate a muoverla. No. Giulio, quei movimenti lì qua ti fai cazzo. No, sei fermo! Sì. Con gli spaghetti aderisce meglio a tutti, più facile spargerlo, però comunque non è complesso. Tu? Sì, anch'io. Un bel 9. Anche 9,5, buonissime, da ristorante. Solo per il livello dello spec, che alza molto il livello perché è molto buono.